Ben ritrovati al pomeriggio di TGcom 24. Apriamo il capitolo Stamina, questo metodo per curare le malattie neurovegetative che è al centro di polemiche sempre più forti. Oggi da una parte sono usciti i primi dati sulle cartelle cliniche e sull'inchiesta che a Torino sembra travolgere gli autori di questo metodo, dall'altra i parenti dei bambini che sono stati curati con questo metodo hanno tenuto una conferenza stampa, hanno attaccato i giornalisti. Il Ministro della Sanità ha presentato i membri del nuovo comitato di esperti che dovrà valutare questa cura, ma nel contempo ha annunciato azioni legali contro il vicepresidente di Stamina, che ha parlato di complotti della criminalità organizzata dietro alle azioni del Ministero. Insomma, un grande caos. Noi ne parliamo con Michele De Luca, che è il professore di biochimica del Centro di Medicina Rigenerativa dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno a voi. E ne parleremo anche con uno dei genitori dei bambini che oggi hanno tenuto questa conferenza stampa. Ma cominciamo a fare il punto su quella che è l'inchiesta che è partita da Torino su questa vicenda. Nessuna richiesta di proroga indagini, anzi, è questione solo di qualche giorno e l'inchiesta sarà finita. Sono parole di Raffaele Guarignello, il procuratore torinese che conduce le indagini sulla Stamina Foundation. Ed è prevedibile che le conclusioni saranno pesanti. Richiesta di rinvio a giudizio per una ventina di persone, a partire da Davide Vannoni, guru del metodo Stamina. Associazione per delinquere, truffa, somministrazione di farmaci pericolosi, i reati previsti. Ma si potrebbe arrivare anche all'omicidio colposo. Gli inquirenti hanno ricostruito la storia sanitaria di 36 pazienti, 21 bambini e 15 adulti, sottoposti al metodo Stamina presso gli ospedali civili di Brescia. Nessun miglioramento dopo il trattamento, anzi anche peggioramenti, e c'è il caso di una morte sospetta. Ma resta il massimo riservo sull'intera inchiesta, tant'è che il procuratore Guarignello ha secretato alcuni verbali di interrogatorio. E compaiono anche inquietanti mail in cui si invitano i sanitari a gonfiare la lista di attesa degli ospedali civili di Brescia, che già ha annunciato la volontà di costituirsi parte civile contro la Stamina Foundation nel processo, per ottenere l'infusione Stamina. E poi il caso sospetto della bimba morta, ufficialmente per polmonite, dopo una serie di infusioni di Stamina. Gli inquirenti vogliono vederci chiaro e attendono la consulenza di medici e farmacologi. Oltre a Vannoni, l'inchiesta tocca sanitari, docenti, imprenditori e personalità di spicco di Torino, Milano e Brescia. Allora, lo avete sentito, davvero una vicenda che ogni giorno presenta nuovi aspetti inquietanti e clamorosi. Noi siamo al telefono con Michele De Luca, che guida uno dei centri di ricerca più avanzati al mondo per quello che riguarda le cellule staminali. Allora, De Luca, il mondo scientifico all'estero ha guardato sempre con una certa sorpresa quello che stava avvenendo qua in Italia attorno a questa vicenda del metodo Stamina. Però, d'altra parte, ci sono anche i familiari di queste persone che non hanno altra speranza se non queste cure, che invece dicono andate avanti, dateci ancora speranza. Lei che ne pensa? Ma intanto non è soltanto il mondo scientifico straniero, è tutto il mondo scientifico mondiale che ha espresso le perplessità su quella che sembra essere, da tutti i punti di vista, una illusione più che una cura o una terapia. Adesso sono sotto gli occhi di tutti le cose che sono successe e i documenti che sono usciti, i verbali o i verbali che secondo me sono soltanto la punta dell'iceberg, quello che ha detto cura di Torino. Qui stiamo parlando di un metodo che non esiste. E non sono state trovate cellule staminali neanche quelle disinchitate, secondo i rapporti dei RAS e anche nel dottorato dell'Università di Modena. Non sono state trovate dei triti all'interno che possono essere in realtà pericolosi, non sono state sentite nessun tipo di regole riguardo la prevenzione della trasmissione di patologie, per cui se noi usiamo questo anche a una mancanza di razionale proprio nell'uso delle medicinali per le patologie neurodegenerative, perché è evidente a tutti che una mesenchimale non potrà mai fare un neurone, soprattutto non potrà mai curare
una malattia genetica. Professor De Luca, la interrompo un attimo perché la sentiamo piuttosto male e siccome stiamo parlando di questioni molto complesse vorremmo ascoltarla meglio. Allora io la interrompo un attimo, proviamo a ripristinare il collegamento. Intanto ascolterei il Franco Bonprezzi che invece è giornalista e scrittore collegato con noi via Skype. Buongiorno Bonprezzi. Buongiorno, eccomi qua. Allora, su questa vicenda Stamina le polemiche stanno crescendo a non finire. Lei che parla sempre e ci racconta un po' la vita di chi insomma in qualche modo ha subito queste malattie, vive questi drammi tutti i giorni e spera sempre che la medicina in qualche modo lo aiuti, che ci dice? Ma ho seguito ormai dall'inizio questa vicenda e spero che davvero si stia arrivando al capolinea da un lato e dall'altro la nomina avvenuta oggi della commissione scientifica, così come indicata dal ministro Lorenzin, possa rappresentare, come dire, un punto fermo che metta tutti in condizione adesso di deporre le armi. Cioè, io sono molto preoccupato per le famiglie. Comprendo davvero umanamente la speranza, perché quando si è in una situazione particolarmente difficile ci si aggrappa a qualunque cosa pur di immaginare una soluzione a portata di mano. Quindi tutto il percorso che hanno fatto molte di quelle famiglie che anche oggi si sono esposte, ecco, io devo dire faccio molta fatica ad accettare che si facciano vedere immagini di bambini, lo dico da giornalista, è una gravissima violazione della Carta di Treviso e dei principi che noi come professionisti dell'informazione ci diamo, che è quella prima di tutto di rispettare l'immagine dei minori. Tra l'altro oggi nella conferenza stampa il bersaglio sono stati un po' i giornalisti da parte delle famiglie di questi malati, ma di questo torniamo a parlare tra poco perché abbiamo ripristinato la linea con il professor De Luca. Mi sente adesso Michele De Luca? Sì, ecco, sì, bene. Ora la sentiamo meglio. Senta, dicendolo in maniera molto semplice per far capire chi ci ascolta, voi lavorate da tempo con le staminali, che cos'è che non va bene in questo metodo Stamina secondo quello che siete riusciti a capire? Allora, ci sono diversi tipi di staminali. Le staminali adulte, quelle che sono nel corpo umano, fanno i tessuti per i quali sono state create. Per cui la staminale che sta nel midollo fa sostanzialmente cartilagine, osso e grasso, non potrà mai fare un neurone. Queste cose le abbiamo dette e ridette tante volte. Quindi non esiste un razionale per trattare quelle malattie lì. Non solo. Ma a fronte, stavo dicendo prima, quando il collegamento non era perfetto, a fronte di quello che sta uscendo dai verbali dei NAS, che ripeto secondo me è la punta dell'iceberg, io sono anche perpreso sul fatto di rifare una commissione che possa riproporre una sperimentazione, perché il metodo Stamina abbiamo capito che non c'è. E quindi credo che questa cosa qui avrebbe dovuto essere fermata quando, nel momento opportuno, quando l'AIFA e i carabinieri nel 2012 hanno già trovato questo tipo di dati. Anche ciò detto, ricordiamoci che sono anni che vengono infuse queste cellule staminali, anni, e qualcuno mi deve far vedere la guarigione di questi pazienti. Quindi quando si dice la cura, non è una cura, è un trattamento, che vuol dire poco, che non ha portato nessun beneficio visibile. Le stesse cartelle che sono state esaminate, quanto risulta dai verbali, quanto risulta da quello che è stato pubblicato dalla stampa dell'inchiesta di Torino, non ha fatto vedere nessun miglioramento. Con delle cose estremamente contrastanti, perché oggi stesso alla conferenza stampa lo stesso Villanova, che credo che sia forse l'unico, uno dei due al mondo che dice che questa cosa qua può funzionare, ha ammesso candidamente che questa non è una cura, ma è un trattamento, qualcuno poi mi spiegherà la differenza, e ha ammesso candidamente che nessuno ha mai detto che queste cellule fanno dei neuroni. Allora, di che stiamo parlando? Abbiate pazienza. Cerchiamo di avere un pochino di rispetto verso questi pazienti.
Ha ragione il giornalista, il giornalista che stava parlando prima. Le persone si aggrappano alla speranza perché non c'è una terapia, ma questa non è una speranza, perché la speranza si basa sulla conoscenza, non si basa, qua non c'è nessuna forma di conoscenza scientifica, di congruità, né scientifica né terapeutica. De Luca, com'è possibile secondo lei che molti dei genitori di questi bambini cui sono state somministrate queste cure però abbiano riscontrato, continuino a dire che hanno riscontrato dei miglioramenti? A questa domanda abbiamo cercato di rispondere da un anno. Allora, il metodo scientifico, quello ci ha permesso di portare la vita media della popolazione del mondo dai 35 anni di inizio secolo agli 85 di oggi, si basa non sull'aneddoto o non su una impressione avuta da un genitore, si basa su un dato oggettivo che va verificato, che non può essere l'impressione della mamma, perché è vero che ci sono una serie di cose che possono determinare questo pseudo miglioramento di questi bambini, dall'effetto placebo, che può essere anche sui genitori che vogliono vedere, no? C'è cose che in realtà non esistono, al fatto di trattare di sostenere questi bambini con terapie adiuvanti che gli permettono eventualmente di avere questi miglioramenti, che non sono però oggettivati, che sono delle cose che dicono i genitori. No, insomma, una sorta, professore, di suggestione legata in qualche modo a una speranza, per non cedere alla disperazione. Ma questa vicenda ricorda il caso di Bella di una quindicina d'anni fa, secondo lei? Sì, ricorda moltissimo il caso di Bella sotto molti punti di vista, e sono cose che succedono ciclicamente ogni circa 20-25 anni, quando ci dimentichiamo i diversi venditori di fumo. La differenza sostanziale, però, attenzione, che c'è fra il caso di Bella e il caso Stamina, non è irrilevante, perché nel caso di Bella c'era la convinzione di un medico che non aveva nessun tipo di interesse economico dietro. Questo invece, quella di Stamina, una brillantissima operazione commerciale, perché dietro Stamina, e lo ha pubblicato la stampa, lo abbiamo detto noi, abbiamo trovato le connessioni per esempio con Medestea o con altre aziende svizzere, c'è un potenziale fiorentissimo mercato che, guarda caso, si rivolge proprio alle persone disperate, cioè le persone che non hanno un'alternativa terapeutica, che quindi vivono su queste illusioni. Quindi l'interesse economico commerciale, la speculazione commerciale che c'è dietro questo, è una cosa che differenzia moltissimo il caso Stamina dal caso di Bella. Allora, Michele De Luca, professore che studia da tempo queste cellule staminali, ci ha dato la sua opinione su questo discusso metodo. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite. Torno da Franco Bonprezzi, giornalista e scrittore, che anche lui sta seguendo questo caso dall'inizio, e torno a porgli la domanda con cui l'avevo sentito prima, sì, prima di interromperlo. Perché secondo te tanti sono comunque dalla parte di Vannoni del metodo Stamina, e quanti hanno provato queste cure sui loro parenti affetti da malattie che non hanno altra cura? È chiarissimo, mi ricollego davvero a quanto detto dal professor De Luca, che è stato di una chiarezza esemplare. Noi stiamo vivendo una fase in cui c'è una totale indifferenza di valutazione dei media. L'uso dei social network ha consentito la costruzione di un messaggio di fede attorno al metodo Vannoni, non lo chiamo neanche metodo Stamina, metodo Vannoni, per cui valgono tanto le affermazioni serie quanto quelle confutabili, specie quando non si ha alcuna conoscenza dei meccanismi di validazione scientifica di qualunque terapia, di qualunque cura, non parliamo di questa. È evidente che nel corso degli anni chi si è avvicinato seriamente al problema delle malattie genetiche rare sa quanto nel mondo la ricerca sia difficile, lenta, abbia dei tempi ben precisi, dei protocolli che sono condivisi dalle stesse associazioni delle malattie rare, proprio perché sono l'unica garanzia che i fondi che vengono raccolti
magari attraverso le donazioni, attraverso le maratone televisive o altro, vanno a buon fine e non vengono sfruttati per perdere tempo. Cioè è interesse dei malati e delle associazioni essere terza parte rispetto ai ricercatori. Quello che invece è avvenuto anche stamattina è una cosa inaccettabile dal punto di vista deontologico, dal punto di vista dell'informazione e della comunicazione, cioè i malati e i supposti ricercatori che si presentano insieme a dire che una eventuale cura è valida. È una cosa inaudita, non si può accettare. Capisco il meccanismo di comunicazione perché è fortissimo ed efficace. Alla fine i TG anche oggi hanno dovuto dare conto di queste supposte prove di miglioramenti. Ora, sui miglioramenti, in malattie di questo tipo, così rare, così difficili, lo dico da persona che ha una malattia genetica congenita dalla nascita, che ha vissuto i primi anni di vita tra miglioramenti, fratture, situazioni di un certo tipo, provare a curare una con un prodotto piuttosto che con un altro, e poi via via la vita è andata avanti. E beh, ci si aggrappa a qualunque piccolo miglioramento, convinti che sia la strada giusta. E il miglioramento può effettivamente anche essersi verificato, ma può dipendere da mille fattori. L'unica cosa che ci potrebbe garantire che dipende dal metodo Stamina è la validazione scientifica attraverso un protocollo riconosciuto universalmente di questo metodo, ammesso che ci sia un sufficiente numero di cellule staminali e così via. Questo è il punto. Il tuo discorso è molto chiaro, però oggi nella conferenza stampa dei parenti di questi bambini che hanno affrontato la cura, proprio i giornalisti sono stati messi sotto accusa per aver pubblicato nelle ultime ore i primi stralci dell'inchiesta di Torino e i risultati delle cartelle cliniche. Hanno fatto benissimo, i giornalisti che hanno lavorato così, hanno lavorato davvero in maniera seria, alcuni tra l'altro sono colleghi di una tale bravura che credo siano al di sopra di ogni sospetto. Ora io sono rimasto allibito ad esempio a vedere le dichiarazioni del dottor Andolina, che addirittura parla di contatti della criminalità organizzata mondiale per convincere il ministro. Ecco, io se avessi un medico mio che mi racconta una cosa simile, io lo abbandonerei immediatamente. Come faccio a fidarmi di un medico che mi parla di mafia? Ti preannuncio che il ministro ha già annunciato che querela Anzolin per questa Andolina per questa sua affermazione, ma ti prego di restare un attimo in ascolto, perché noi abbiamo al telefono Felice Massaro, che è uno dei parenti che questa mattina era nella conferenza stampa, il nonno di Federico che sta sperimentando queste cure. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio. Io vorrei sapere chi è il mio interlocutore. Allora, lei credo fino adesso abbia potuto ascoltare Franco Bronprezzi, che è un giornalista e scrittore, ma la domanda adesso gliela pongo io. Voi stamattina avete attaccato i giornalisti che hanno dato notizie dell'inchiesta e soprattutto dei risultati del primo esame delle cartelle cliniche. Esatto. Perché ve la prendete allora, con la stampa? Allora, posso anticipare questo: se il ministro vuole querelare il dottor Andolina, quereli anche me, quereli l'intero comitato dei genitori, dei 34 genitori, perché noi continuiamo a dire che la Lorenzini continua a dire il falso, va bene? Perché dicendo che non ci sono risultati clinici si dice il falso. Allora noi stamattina abbiamo dimostrato che i risultati clinici ci sono, non sono dovuti a effetto placebo. Quando un PEV dimostra che ci sono miglioramenti sul nervo ottico, voglio dire cosa c'entra l'effetto placebo. E allora noi siamo pienamente d'accordo alla validazione scientifica, però se questa validazione scientifica, per questa validazione vengono preposte delle persone che sono state ritenute non imparziali, allora voglio dire, devono riconoscere di aver torto, non solo, ma devono capire che si devono mettere da parte e non che adesso sono usciti dalla porta, sono stati cacciati dalla porta, dal TAR, e adesso rientrano dalla finestra di nuovo riportando cose assurde, non dico banali, cose assurde e calunniose quando parlano di HIV, di mucca pazza, di queste cose. Allora, tutte le cellule
dove sono sottoposti a dei test di sterilità dagli ospedali civili di Brescia. Il solo reparto di oncologia cura 10.000 pazienti all'anno. Quindi, voglio dire, non si devono permettere di dire queste cose. I test non li fa la Stamina, i test di sterilità li fanno gli ospedali di Brescia, una delle strutture più importanti d'Europa. E se va a vedere i test di sterilità, non ci sono batteri, non Massaro, ci sono segni. Massaro, io le chiedo questo, voi avete visto dei miglioramenti nel vostro nipotino? Non li abbiamo visti noi, addirittura è venuto anche Marcello Villanova, che è il primo, uno dei primi esperti della SMA 1, e ha spiegato per filo e per segno che si può trattare di effetto placebo, di altre banalità, ma si tratta di effetti dovuti a terapie e ad altro. Ma Massaro, mi faccia finire su queste cose, vuol dire eludere il problema e Mi faccia finire la domanda, mi scusi. Voi avete visto dei miglioramenti in questo bambino, però di fronte a quello che sta emergendo dall'inchiesta della Procura di Torino, che parla addirittura di truffa, di fronte a molti scienziati, allora mi faccia finire. Regresse con i fatti attuali, se ci sono. Di fronte anche a molti della comunità scientifica internazionale che sollevano dubbi su questo metodo, voi continuate a essere certi al 100% di quello che avete fatto? Ma quali morti? Guardi, lei sta facendo un disservizio. Io l'ho messo in evidenza proprio stamattina. A proposito di morti, è stato addebitato alla Stamina per bambini morti per decorso della malattia durante una sperimentazione a Trieste, dove la Stamina non c'entrava niente, non c'entrava un tubo, perché Stamina sempre operato e solo operato a Brescia. Massaro, io non so a cosa si riferisce, perché non è un servizio che è passato da noi, però le chiedo questo, la questione è complicata e confusa indubbiamente, ma io le chiedo, stamattina è stata organizzata questa conferenza da chi? Dai genitori, dai parenti dei 34 pazienti di cura a Brescia. Questo vuole avere un significato. 34 ne sono, e tutti e 34 hanno organizzato questa conferenza, che poi è stata invece fatta passare per protesta. E questo manifestazione. E già questa la dice lunga sulla disinformazione, non solo. Ancora oggi la RAI eccetera hanno detto che i pazienti durante la conferenza di oggi è emerso che non ci sono risultati positivi, e questa è ancora un'altra disinformazione. E Massaro, mi scusi, si può permettere di querelare Andorina? Massaro, noi questa sera alle 7 ospiteremo in diretta per una mezz'ora Davide Vannoni, e questo contribuirà ancora di più a fare informazione e chiarezza su questa vicenda molto complicata. Però le chiedo di nuovo, la storia deve finire, bisogna riportarla nei binari giusti e corretti della corretta informazione basata sui dati di fatto. Mi scusi, però è anche giusto, che chi vuole scherzare su queste cose sarà querelato. Massaro, mi sente? Dico, dovete anche in qualche modo ascoltare chi non è d'accordo con voi. E se mi permette, ripeto la domanda, dopo tutto quello che sta uscendo in queste ore, non vi sono venuti dubbi? Ma quali dubbi? I dubbi possono venire all'Iraq in malafede e basta. Noi abbiamo delle certezze, e non siamo noi, le nostre certezze sono basate su certificati di strutture pubbliche specializzate nei diversi settori della medicina. Se io le sto dicendo che io sono in possesso di analisi di test di PET per controllare la progressione o la degenerazione del nervo ottico, e sono andato in una struttura specializzata di Roma e le devo dire che è la prima. Quindi mi sono spiegato, quindi non si tratta di cose così, di persone disgraziate, di persone depresse eccetera. E allora Massaro, è molto chiaro quello che lei ci sta dicendo, e ribadisco, vi abbiamo dato voce oggi nella conferenza stampa, ve la daremo sempre, e questa sera alle 7 avremo per mezz'ora Davide Vannoni per parlare di questo metodo. Intanto la ringrazio per il suo
contributo, torno sì, alla... No, scusa un attimo, se vuol fare un buon servizio, mandi in onda anche l'intero servizio relativo alla conferenza di oggi, lo mandi per il, trovi un attimo, trovi dove metterlo, trovi uno spazio. Ma allora, Saro, noi facciamo capisco... però il nostro mestiere di giornalisti e diamo voce a tutti, so, come l'abbiamo data a lei, la diamo anche a chi non la pensa come voi. Io intanto la ringrazio per il suo contributo che è stato molto chiaro. Torno a Franco Bonprezzi, che è un giornalista, scrittore, che da tempo segue questa vicenda, sentiamo anche il suo parere. No, ma non è in contrapposizione, come si fa? Questo non è un dialogo, purtroppo siamo veramente lontani mille miglia. Io credo che avere chiunque abbia ascoltato il nonno di questo bambino si sia fatto un'idea precisa. Io non mi metto a discutere, non è possibile. Io scrivo sul blog Invisibili di Corriere.it, scrivo su Francamente di Vita, del magazine Vita, partecipo volentieri quando mi chiamate, ma cerco di parlare in maniera razionale, in maniera logica, e qua non ci siamo. C'è un'inchiesta in corso della Procura di Torino, molto documentata, molto forte, addirittura più grave di quanto onestamente si potesse immaginare. La situazione degli ospedali di Brescia è estremamente delicata, lo dicono le inchieste, lo dicono le cronache, lo dicono le mail che sono venute fuori in queste ore, veramente impressionanti per la loro gravità, e quindi questa è la situazione. I miglioramenti, ripeto, sono soggettivi ed eventualmente dichiarati non si sa bene da chi, e comunque non riferiti, e lo dico non da scienziato, ma lo dico da persona che ha letto esattamente le cose che vengono dette da loro, dai parenti e dalle persone vicine a Stamina, non possono essere riferite ad una terapia, perché sono semplicemente valutazioni soggettive dei parenti, non Franco, vengono validate da una comunità scientifica. Come Franco, si fa a dire che quei miglioramenti sono determinati da Stamina? Questo è il punto, possibile che non si capisca. Ecco, è proprio questa la questione. E l'hai detto, ci sarà ancora molto da discutere su questo tema che sta dividendo molto gli animi e anche l'opinione pubblica. Naturalmente torneremo anche ad accogliere le tue riflessioni con pacatezza. Grazie, grazie per il tuo contributo. Cosa. Ci ha ricontattato il professor Michele De Luca, con cui avevamo aperto questa discussione, perché voleva fare alcune precisazioni dopo quanto abbiamo detto. De Luca è ancora con noi? Sì, sono qui. Ha sentito quello che ci ha detto questo parente? Sì, ho sentito tutto, diciamo che ha già detto gran parte delle cose che volevo dire io, le ha dette in maniera molto, molto puntuale Franco Bonprezzi. Devo semplicemente dire che è quasi divertente questo intervento qui, perché è vero, non c'è dialogo. Ho sentito dire una quantità enorme di stupidaggini concentrate in 3-4 minuti, che denotano una totale ignoranza scientifica di quello che sta succedendo. Trapianti di midollo per quelle leucemie, che non ha nulla a che fare con le mesenchimali, ma che invece sono la terapia delle staminali ematopoietiche. Dati che continuano a dire che ci sono i certificati che nessuno vede dopo 9 anni, veramente una cosa imbarazzante per l'intelligenza e per il buon senso. Allora, professor De Luca, io devo chiudere qui la fascia del pomeriggio. Intanto però la ringrazio per il suo contributo, per la chiarezza, che soprattutto in una materia così complessa, così difficile, che così tanto divide gli animi, perché in qualche modo queste persone che hanno dei parenti ammalati sono esasperate, ma si devono anche in qualche maniera capire per il loro dolore, la loro speranza che hanno riversato in questa cura, e quindi in qualche maniera si possono capire. Però è una vicenda di cui torneremo sicuramente a parlare, a cominciare da questa sera alle 19 con il nostro checkpoint, in cui ospiteremo proprio il personaggio al centro di tutta questa vicenda, Davide Vannoni. Ancora grazie professore, finisce qui la fascia del pomeriggio di TGcom 24 e vi do appuntamento alle 19, ma naturalmente prima ci sono tutte le notizie di TGcom 24. Arrivederci.